Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Video secondo me utilissimo, utilissimo a molte persone che hanno sistemi, cioè che hanno il bisogno di usare più sistemi operativi, ad esempio dei programmi che funzionano meglio in Windows e avete un computer vecchio con Linux. Potete seguirli tramite questo metodo facilmente, velocemente e soprattutto gratis. Oppure se avete curiosità di provare altri sistemi operativi senza scaricarli, oppure avete l'esigenza di usare programmi che funzionano solo su Linux, oppure che funzionano meglio su Linux. Questo è rivolto a molti developer, molti che lavorano con il cloud per i server. Linux, diciamo, è la scelta migliore rispetto a Windows per vari motivi. Vabbè, io vi spiego questo metodo tramite questo sito onworks.net. Tengo a sottolineare che purtroppo non è uno sponsor, è un sito a tutti gli effetti che ha delle macchine virtuali online. Vabbè, ci vi faccio vedere senza l'adblock. Cioè, senza l'adblock ci sono le pubblicità, però vi sono vari sistemi operativi. Possiamo vedere che c'è. Alcuni non li conosco neanche io, questo, c'è l'Ubuntu, Elementary OS, Edubuntu, Oracle, Linux, ci sono parecchie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, distribuzioni Linux, c'è un emulatore di Windows che non è un emulatore di Windows, è Windows FX, una distro Linux su cui ho fatto un video, ve lo spunta ora sulle schede in alto a destra. E ci sono vari programmi che hanno bisogno per essere eseguiti di o Linux o di Windows e li potete seguire qua. Sinceramente non ne conosco uno. Vabbè, calculator. Non li conosco questi programmi, scusatemi, mi andrò a informare finito il video, ma qua ci sono vari distro. Ce ne sono anche altre, ad esempio questo qua che viene spacciato come ci sono altre cose però che non riesco ad andarci. Oh, e niente. Facciamo così, ad esempio il video PEA OS, eccolo qui, ecco, loro lo chiamano emulatore Mac, che però non è un Mac, è una distro Linux. Vabbè, vi ho fatto un video, vi lascio sempre nelle schede. Ci sono molti software, ad esempio. Vabbè, potete spulciarli, ce ne sono vari. Non sono solo questi a quanto pare, vi ho detto una galla. E qua ce ne sono altri programmi, quindi è davvero utile. Qua, vabbè, gratis, ci sono due piani. Vabbè, ecco, l'unica differenza è che il piano a pagamento a 5 euro al mese è poco, per i vantaggi che vi dà, ed ha sessioni. Cioè quando siete inattivi durano 25 minuti perché vengono estese di 20 e nessuna pubblicità e supporto tecnico. Invece nel piano gratuito le cose che ho detto non vi sono. Ci sono, ah vabbè, gli emulatori per telefono, però sono scomodi, ma non riesco a capire perché non. Qua vi sono altri sistemi operativi, ci sono
distribuzione d'aria, un programma. Adesso. Ah, sta caricando. Ah, ecco qui. Qua vi sono davvero tanti programmi OS, vabbè. Io non ho mai portato Ubuntu GNOME 16. Corri online, voi cliccate su Corri online e inizia. Ora vi darà 20 secondi. Io questi 20 secondi vi li risparmio e poi cliccate su accedere. Altri 20 secondi che viene lanciato l'OS. Ecco qui, si è avviato. Come potete vedere, vabbè, qua c'è la password, però è semplice da ricordare. Infatti, ripeto, non fate cose troppo importanti su questi OS perché sì, vengono fatti online da siti terzi, nessuno. E quindi non si sa mai che fine fanno i vostri dati. Però io vi consiglio appunto di lavorare qui, poi non lasciarlo chiuso perché i dati che fate andranno persi. E vi inviate il file via email, non magari la vostra email principale, non si sa mai. E basta. Ad esempio Amazon. C'è Amazon, c'è LibreOffice, vabbè. Ad esempio io qua ad Amazon non comprerei mai, a parte che lo potrei fare con il mio PC. C'è Firefox, qua si può lavorare con Excel. Security del computer, impostazioni. Questo, vabbè, questo video è anche, diciamo, una recensione di Ubuntu. Sì, Ubuntu. In questo metodo io ho fatto anche la recensione di PearlOS. Software Update. C'è il terminale. Qua ci sono tutti i vari metodi per scaricare le applicazioni. Dov'è il terminale? Avevo detto c'era. Terminale. Vedete che c'è un ritardo, cioè la mia freccetta in realtà è quella nera che quando arrivo di qua diventa nera, cioè diventa nera. E mi segue questa qua. Vabbè, qui potete scaricare temporaneamente i vostri lavori che fate con un programma Linux o. Quello che vi serve lo mandate sul vostro PC via email, via. Avete. Ah, due. 32 bit. Ah, sta cosa è un pochetto brutta. Ah, installa update. Ah, potete installare, però di cose così. Vabbè. Corre su una macchina virtuale. Quindi. È un po'. Installato, vabbè, non so su se password 1, 2, 3, 4, 5, 6 autentiche, ecco qua. Voi ora aggiornate, fate, sì, dovete fare tutta sta storia ogni volta, però almeno potete usare un sistema operativo senza scaricarlo, oppure se vi serve una volta così. Al prossimo. Oh, sempre 9 minuti, ma non riesco a fare a meno, cioè mi arrivano. Sono troppo lunghi i miei video, vabbè. Spero che vi piacciono.